Stazione di posta, all'ex caserma, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, è stato spiegato nel dettaglio quello che sarà questo progetto. Sì, per quanto di mia competenza abbiamo deciso di portare avanti questo intervento d'accordo con l'Ufficio del Sociale, un progetto importante che parte da lontano e che è riuscito a recepire circa 2 milioni di euro da fondi PNRR. Si parla di un restauro di un immobile anche di interesse storico-culturale, l'ex caserma Piave in via Garibaldi, un immobile che da tempo era chiuso e che grazie a questo intervento riuscirà a dare un nuovo volto a un'area che già è oggetto di interventi specifici, perché grazie ad altri contributi del PNRR appunto è un'area che già è oggetto di cantierizzazione. Con questo progetto andremo a risistemare tutto l'immobile sia a livello statico ma anche funzionale dentro, quindi di restauro interno. Rifaremo le facciate, rifaremo gli interventi che riguardano anche gli interni, andremo a sostituire la copertura con una completamente nuova e soprattutto daremo anche una nuova veste in termini proprio di rispetto ambientale, quindi con tutta una serie di criteri che rispetteranno anche quelli che sono i crismi di efficientamento energetico. Noi andremo in gara a breve, il progetto esecutivo è già stato approvato, a dicembre, entro fine dicembre aprirà il bando per l'assegnazione dei lavori, quindi 3 mesi per assegnare all'impresa, dopodiché 1 anno di lavori per rendere concluso l'intervento e quindi da poter farlo utilizzare poi dopo alla destinazione più importante, che è quella della risposta sociale che questo immobile dovrà avere. L'obiettivo è quello di chiudere gli interventi necessari per poi dopo farlo usufruire entro questo mandato, sicuramente entro il 2025. Lucia Tanti, questo progetto risponde ad una esigenza che di anno in anno si fa sempre più pressante. Questo progetto nasce ora ma è nella testa dell'amministrazione da molti molti anni ed è un luogo di rigenerazione urbana e civica che mette insieme una pluralità di risposte di tipo sociale, di coesione sociale, che confinano anche con il mondo della sanità e quindi si prendono cura di alcune fragilità che spesse volte si manifestano in maniera anche diffusa ma soprattutto anche in maniera diversificata. Quindi diventerà un vero e proprio luogo di comunità gestito dall'amministrazione in collaborazione con tutto il mondo associativo e professionale che di questo si occupa. L'ho definita non una grande opera ma un'opera grande, perché alla fine sono 1,8 milioni e arricchita da altri finanziamenti, ma diventa un luogo comune di risposte alla persona. Ecco, farete in tempo a inaugurarla prima della fine del mandato, perché i tempi non sono brevi. Penso di sì, ma quello che conta non è chi la inaugura ma chi la vive, quindi questa è un'opera fatta per la città, non per l'amministrazione. Presumo di sì, perché è un PNRR, quindi va rendicontata entro l'aprile del 2026. L'obiettivo dell'assessore Casi, mio e del sindaco, è quello di tagliare il nastro prima, ma non per tagliarlo noi o chiunque altro, ma semplicemente perché prima ancora sia a disposizione di chi ne ha bisogno. Si va da sportelli di accompagnamento per la ricerca del lavoro a corsi di aggiornamento fino a un punto fisso di servizio sociale per arrivare a accoglienza diurna e notturna, compresa anche momenti di collaborazione con l'ASL per dimissioni difficili, fino alla necessità degli alimenti che possono essere sia erogati attraverso una piccola mensa che ospita 20 persone ma che può fare turnazioni in accordo con Caritas, oppure pacchi alimentari, sostegno a persone che magari si vergognano, come spesse volte diciamo, di chiedere aiuto, e lì possono avere un luogo di plurale risposta. Quindi diciamo che rispondiamo in maniera pulviscolare a una numerosità di possibilità di criticità e di disagio o di fragilità.